Buonasera a tutti i telespettatori di The Black Studio per la sesta giornata di Serie A2. Dal Pala San Benigno di Settimo Torinese sfideranno Lilliput Settimo e Saugella Team Monza. Buonasera da Mirko Rubaldo e Aldo Baima. Buonasera Mirko, buonasera a tutti gli amici di The Black Studio Sport Live. Lilliput alla disperata ricerca dei primi punti in questa Serie A2. Buone prestazioni nelle prime partite, ma ben pochi punti. Sarà oggi il giorno giusto per trovare la prima vittoria contro una corazzata come Monza, secondo te? Lo sperano tutti qui al Pala San Benigno di Settimo. È vero, sì, dopo 5 giornate la Lilliput ha solo 2 punti, frutto di 2 sconfitte al tie break, però dobbiamo sottolineare una delle due contro la prima in classifica, Forlì. E proprio da lì devono ripartire le ragazze di Moglio, perché proprio da quella sconfitta si era visto comunque un gran bel gioco, riuscendo anche a cercare di fermare gli attacchi di una delle più famose come Tagliaguero. Ma stasera affrontano comunque la seconda in classifica a 12 punti, Monza, quindi sarà molto difficile trovare dei punti, ma con lo spirito giusto, con la grinta e la determinazione che il campo di casa può fornire, possono comunque giocarsela alla pari. Dalla parte opposta invece Monza ha cambiato tanto dalla scorsa stagione, tanti nuovi acquisti, però i risultati non hanno tardato ad arrivare. Straordinario infatti l'inizio di questa squadra, 4 vittorie su 5 a punteggio a 12 punti, frutto solo di una sconfitta contro Olbia in Sardegna, campo molto difficile. E l'hai detto bene tu, hanno cambiato molto, solo la Devetag è rimasta del roster iniziale dell'altro anno, molti cambi, 2 straniere, una ungherese, la Decani, e l'altra serba, la Bezarevic, le 2 ali nuove, e poi sono andati a riprendere anche la Zago e la Deligna dal campionato francese, quindi hanno allestito questa squadra proprio per cercare il salto di qualità. Dalla parte opposta invece Lilliput, che ha tenuto praticamente tutte le ragazze dell'altro anno, salvo i 2 innesti, la Baggi e la Minati. Vedremo tra l'altro, la Baggi forse non può giocare stasera a causa di un infortunio, ma ci sarà comunque, speriamo che ci sarà spettacolo in campo. Le premesse sono queste, le ragazze stanno ultimando il riscaldamento e tra poco sarà showtime, tutti pronti per questa sesta giornata di Serie A2. Coelho insegna che solo una cosa rende impossibile un sogno, ossia la paura di fallire. Per le ragazze di Coach Moglio è arrivato il momento di scacciare i propri fantasmi e di tradurre in punti le buone impressioni mostrate a più riprese in questo inizio di stagione, in cui finora hanno racimolato molto meno di quanto dimostrato sul campo. Dalla parte opposta della rete però troveranno le temibili ragazze di Coach Delmati, che per la terza stagione consecutiva veleggiano nelle zone alte di A2 e danno come obiettivo dichiarato la promozione alla massima serie. I pronostici pendono tutti dalla parte delle giocatrici ospiti, ma come spesso accade nello sport, mai dare nulla per scontato. Per cui anche voi a casa preparatevi a gustare un match intenso ed avvincente. Dal Pala San Benigno di Settimo Torinese, una buona serata a tutti gli spettatori di The Black Studio da parte di Mirko Rubaldo e Aldo Baima. Dubbi di formazione fino all'ultimo in entrambe le squadre, come si sono risolti? Alla fine l'abbiamo anticipato in sede di presentazione, la Baggi aveva avuto un problema nell'ultima partita, ma è nel roster, la vediamo infatti che è dal 5 sotto rete, mentre dalla parte opposta la Dallina non c'è, il capitano e la palleggiatrice numero 1, ci sarà Larry Moldi che ha ben giocato nell'ultima partita e quindi speriamo comunque di vedere ampio spettacolo in campo. Andiamo subito a leggervi le formazioni prima che le squadre scendano in campo. Per Lilliput Settimo, le padrone di casa, con il numero 1 Roberta Bruno, numero 2 Mariana Bogliani, capitano, numero 3 Mariana Lubian, Simona Buffo con il 4, con il 6 Alessia Midriano, 8 Giulia Bosi, 9 Veronica Minati, Francesca Parlangeli, libero titolare con il 10, Laura Baggi con l'11, Federica Biganzoli col 12, Erika Giacomelle con il 13, Rachele Morello 16, Silvia Bazzarone 17, Yasmina Crari 18, coach Massimo Moglio. Saugella Team Monza risponde con Rebecca Rimoldi con l'1, Gaia Bressan palleggia a sostituire Stefania Dallinia, numero 7 Francesca Devetag, numero 8 Sonia Candi, 9 il libero titolare Silvia Lussana, Bernadette Decani con il 10, 11 Giulia Visentini, 12 Alessia Mazzaro, 13 Valentina Zago, 14 Giorgia De Stefani, 16 Ludovica Montesi, 17 Milica Bezarevic, allenatore Davide Alessandro Delmati, arbitri Antonio Lichelli di Reggio Emilia e
Fabrizio Lolli di Bologna. Lo speaker sta presentando ufficialmente le due formazioni che vi abbiamo già preannunciato. Grande spettacolo, il Palace San Benigno come al solito non tradisce mai, grande passione sempre al fianco delle ragazze di settimo. Sembra tutto pronto per questa partita, eccole ora che entrano in campo le ragazze di Monza. No, niente di nuovo a parte il palleggio che abbiamo già citato, sarà la Rimoldi, i centrali Candy e la Devetag, le ali la Bezzarevic, la Decani e l'opposto ovviamente la Zago, mentre dalla parte opposta ora entrano le padrone di casa della Lilliput settimo. Vediamo la Midriano che è entrata in campo, la Biganzoli, come abbiamo detto c'è la Giacomel, quindi forse la Baggi rimarrà per il momento in panca. Giacomel che tra l'altro ha fatto molto bene, e tra l'altro c'è la Morello in campo. Morello che sta diventando sempre più pietra d'angolo di questa squadra, più che altro per il futuro, una ragazza giovanissima che ha un grande futuro davanti a sé e che comunque non ha paura di scendere in campo in una Serie A2 che le è sconosciuta prima di quest'anno, soprattutto una ragazza di 15 anni, lo ricordiamo, giovanissima. Che ha fatto il suo esordio ed è la seconda più giovane ad esordire dopo una certa Francesca Piccinini, mica cosa da poco, Mirko. E qualcosa vorrà pur dire, sicuramente la fiducia di Coach Moglio è davvero tanta anche per lei. Nel frattempo le squadre si sono schierate sul rettangolo di gioco, partirà probabilmente con il servizio Monza. Vediamo che si stanno ultimando appunto le disposizioni. Sonia Candi sembra essere lei la giocatrice deputata alla battuta. Intanto la musica sta piano piano scendendo, o almeno questa è l'impressione, così dovrebbe essere, e le giocatrici sono pronte. E tra poco ci sarà appunto l'inizio di questo fantastico match, sesta giornata, lo ricordiamo, di Serie A2, Lilliput settimo, Saugella Team Monza. Ecco il fischio d'inizio. Buona subito la battuta, tenuta molto bene, primo tempo giocato da Yasmina Crari, ma tenuto su ancora da Monza. Buonissima ancora la fase difensiva della Parlangeli, e poi con un colpo di reni prova ancora la Biganzoli a tenere il punto, la palla non ci riesce, primo punto di Monza. Ottimo muro ospite, la Zago erige una muraglia che Giacomel non riesce proprio a scavalcare, quindi 1-0 per le ospiti. Ancora lei in battuta, Candi prova questa volta, la Giacomel riceve molto bene questa volta, il primo tempo della Crari è benissimo, è giocato davvero molto bene, 1-1 e di nuovo risultato in parità. Subito rispondono le padrone di casa con il primo tempo fantastico della Crari, ben trovata da Morello che è iniziata benissimo in partita. Va subito là in battuta, De Cani difende molto bene, riceve molto bene e trova il mani fuori proprio Bezzarevic, che è una delle due straniere, la serba, trova il 2-1 per Monza. Questo è un colpo d'esperienza, giocare con mani out, ha trovato un varco sul lungolinea e quindi 2-1 ancora avanti le ospiti. Ospiti ancora in battuta con la numero 13 Valentina Zago, prova ancora la battuta molto incisiva, non ci riesce perché è tenuta molto bene, l'attacco della Giacomel non sortisce alcun effetto, prova il pallonetto, la Bezzarevic, buona la copertura dietro al muro delle giocatrici di Coach Moglio, però la palla è ancora dalla parte opposta, da seconda linea prova un attacco smorzato dalle mani del muro, la possibilità d'attacco ora è dalla parte opposta, la Minati prova di esperienza a giocare la palla dietro il muro, non ci riesce, ottima la pipe della Decani, palla salvata in qualche modo, però costrette a giocare la free ball dall'altra parte. Ancora bellissima la fast giocata da Monza, palla che viene alzata, ancora la Minati non riesce a trovare il punto, questa volta c'è un buon muro eretto da Minati e Midriano, la palla però finisce out davvero di poco, Monza inizia a scappare. Siamo solo sul 3-1, ma che scambio fantastico, abbiamo già visto ottime difese e ricezioni e già spettacolo dopo i primi tre punti. Mirko, prendi un attimo un goccio d'acqua perché qua sarà lunga. E se sarà così tutta la partita, guai a noi che la dobbiamo commentare. Ottima la battuta, manda in difficoltà la ricezione di Lilliput, costretta a giocare una frivola, attacco ancora da seconda linea, una pipe giocata benissimo da Bernadette Decani, 4-1 per Monza, Lilliput in difficoltà.
Lilliput che sta giocando bene, ma alla fine i punti riescono a chiudere sempre le ospiti. Prima la Bezzarevic a giocare con Mura, adesso la Decania a sfondare su Parlangeli. Ancora Zago al servizio. Palla che scende molto velocemente, la ricezione finisce dalla parte opposta. Ancora una volta un attacco della numero 7 Francesca Devetak. Monza sta veramente, veramente iniziando con il botto. Tirano giù sassate da una parte all'altra, Bezzarevic, Decani e ora la Devetag stanno subito salendo in catra, problemi per Lilliput. Provano a ricevere molto alte e la Zago prova a cercare una palla lunga, troppo lunga, palla che finisce fuori, 5-2, secondo punto per Lilliput. Primo errore in battuta per le monzesi e quindi 5-2. Minati a servizio. Sotto di 3 punti, Lilliput deve rialzare la testa. Questa giocatrice di grande esperienza, con l'aiuto del nastro, manda in difficoltà la ricezione avversaria. Bezzarevic addosso al muro, che però non riesce a creare difficoltà dalla parte opposta. Un ottimo attacco smorzato dalla Minati. La palla giocata sulla Giacomel, tenuta ancora su. Questa volta l'attacco è troppo all'indietro, non crea grandi difficoltà. La Biganzoli prova da seconda linea, tenuta molto bene. Primo tempo, la palla che rischia di rimanere nel campo di Settimo. Non è così, ancora la Giacomel sulle mani del muro, palla che finisce fuori. Lilliput che piano piano, passetto dopo passetto, prova a ricucire. Giacomel che prima era riuscita a scavalcare il muro, stavolta no, ma ha giocato con le mani delle ragazze di Monza e quindi mani out, terzo punto per le padroni di casa. Ancora Minati a servizio, c'è bisogno della sua esperienza, una delle giocatrici acquistate quest'anno proprio per acquisire esperienza. Buonissima infatti la battuta, Bezzarevic ancora lei cercata in intrarotazione, bellissimo a mettere fuori causa al muro, però sì, no, punto di Monza, sembrava aver fischiato una palla fuori, invece non è così. Ed è già il terzo punto personale per Milica Bezzarevic, che va proprio lei in battuta. E trova subito un ace. La Parlangeli non riesce a tenere su questa palla, non riesce a resuscitarla. Settimo punto per Monza. E qua si fa difficile per le ragazze di Moglio se continuano a servire così bene. Ed è ancora lei che va a battere. Servizio molto curioso, alza la palla in maniera particolare. Giacomel che prova l'attacco smorzato dalle mani del muro. Decani fa cadere un pallone molto alto, chiamato un tocco da parte del muro. Non sono di questo avviso ovviamente le giocatrici di Settimo. Giallo in questo caso perché la Maidreno mi sembrava che fosse già scesa dal muro e quindi l'attacco di Decani mi sembrava out, ma l'arbitro l'ha data dentro, quindi 8-3. L'arbitro Liccali, curiosa questa decisione. Questa volta però la Bezzarevic sbaglia. Quarto punto per Lilliput. E dopo che... Scusami. Dopo Nes trova un errore in battuta, scusami tu. Ed ora Erika Giacomelli è già pronta a fondo campo per la Lilliput andare al servizio. Giacomelli che torna titolare anche per l'infortunio della Baggi, dopo che nelle prime partite non era stata schierata titolare troppo spesso. Nel frattempo la Decani dà un saggio di come si schiaccia contro un muro a due. Nono punto per Monza, continua il distacco da parte delle Brianzoli. La Parlangeli si trova totalmente sola a difendere posto 5 e posto 6. La Decani può tirare una diagonale bellissima ed ora a servizio ancora gli ospiti. Stavolta tiene molto bene la palla, giocata una pipe, prova a metterla dietro le mani del muro, non è così. Attacco ancora da seconda linea, veramente fa scendere uno scaldabagno Valentina Zago, è indifendibile una palla così. Straordinario momento di forma di tutta la Saugella Monza e Lilliput, devono un po' leccarsi le ferite e riprendersi perché qua stanno dilagando. Ancora servizio della Devetag, la Giacomel la tiene molto bene, Rachele Morello alza bene per la Biganzoli, nulla da fare ancora per lei, attacco ancora per la Decani e questa volta si oppone, alza un muro Alessia Midriano, quinto punto per Lilliput. Prima la Decani era passata proprio con quel diagonale stretto tra posto 5 e posto 4, ora invece la Midriano capisce tutto, va a leggere la diagonale e proprio lei va a servire, conquista il punto ed è già pronta in battuta. Fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Prova la battuta Decani senza troppe difficoltà, però il palleggio non riesce a fare
Granché però la De Cani riesce a trovare le mani del muro e la palla finisce in punto 11-5 per Monza. Una volta la fermi, due no in questo caso, è proprio l'alzata della Rimoldi, era di nuovo per la De Cani che trova l'undicesimo punto, è proprio il palleggio, è pronta in battuta. Ancora Giacomel, Morello cerca un'altra volta, Biganzoli, grandissimo il punto della numero 12, sesto punto per Lilliput. È il primo punto personale di Federica Biganzoli che tenta di entrare in partita pure lei, finora non era stata chiamata molto in causa ed ora è già pronta la Morello. La giovanissima Rachele Morello, ottimo servizio, mette ancora in difficoltà e quando c'è difficoltà si gioca su posto 4. Questa volta Lilliput riesce a tenerla, costretta a giocare una free ball molto molto lenta. Primo tempo tentato, pallonetto tenuto su, rianimato dalla Parlangeli e poi alla fine chiude benissimo con lungolinea la numero 6, Alessia Midriano. Era Laminati, credo, in posto 2 a trovare il lungolinea perfetto, fantastica. L'abbiamo detto, scambi lunghissimi, ora finalmente Lilliput si sveglia a meno 4, ancora la Morello a servizio. Siamo ancora nella prima metà del match, Lilliput può rientrare in gara, quantomeno per quanto riguarda questo set, tiene benissimo una palla la Parlangeli, un'altra giocata bellissima della Biganzoli che evita il muro e riesce a trovare l'ottavo punto. È come un diesel, finalmente si sta prendendo la squadra sulle spalle, secondo punto personale per lei, diagonale strettissima, stupenda, è 11-8. Ancora Rachele Morello, la giovanissima giocatrice che sta creando non poche difficoltà alla ricezione monzese. Palla ancora nel terreno di settimo, un primo tempo tentato Yasmina Carrari, costretta ad appoggiarlo perché era troppo in anticipo, pallonetto coperto benissimo ancora dalla Biganzoli, attacco ancora una volta della Minati e questa volta il muro dice di no, di qua non si passa, 12-8 Monza. Candy e Zago riescono a fermare gli attacchi di Lilliput e quindi si va sul primo timeout tecnico di questo primo set, avanti Monza 12-8. E abbiamo visto qualche difficoltà proprio delle padroni di casa a cercare di fermare tutti gli attacchi potenti sia della Zago, della De Cani, della Besarevic, che sono subito trovate pronte dall'inizio. E quello sta accadendo, quello che non era accaduto nelle prime partite casalinghe di Lilliput, dove iniziava molto forte salvo poi spegnersi verso il finale di set, che non sia anche, non diciamo una strategia, però un cambio da questo punto di vista, iniziare più a rilento per poi dare tutto nelle fasi più delicate del set. Lo sperano tutti, sia qua tutto il pubblico cerca di incitare la squadra, sentirete anche in sottofondo i tamburi di tutto il Pala San Benigno che ora salgono in cattedra perché hanno bisogno del supporto. Questa squadra è sì ultima in classifica, ma non ha demeritato in alcune sconfitte che sono maturate, è vero, 5 sconfitte su 5, ma due punti comunque, il gioco c'è, bisogna solo ritrovare la grinta e la determinazione nei punti decisivi. De Cani ora a servizio per Monza che è avanti di 4 punti. Venuta molto bene dalla Biganzoli, Rachele Morello cerca ancora lei, tocco del muro, manda in difficoltà le avversarie, la De Cani costretta a giocare per la Besarevic che regala una free ball dalla parte opposta, primo tempo a cercare le mani del muro, vediamo se è così, è così, mani fuori, 9-12, Lilliput rimane avvinghiata questo set. Esperienza qua della Yasmina Crari, ha tirato dritto per dritto cercando solo le mani del muro e per fortuna di Lilliput le ha trovate, quindi in meno 3 ore. Federica Biganzoli a servizio. Buono l'inizio della Biganzoli, ottima la battuta, manda in difficoltà la difesa avversaria, doppio tocco fischiato dall'arbitro Lee Kelly, indica proprio due con le mani, altro punto per Lilliput. Doppio della Rimoldi, in questo caso ha trovato una palla un po' sporca, le è rimasta un po' lì per lì tra le mani e quindi Lilliput si fa sotto ora. Ancora la Biganzoli al servizio, cerca un pallone molto più lungo, molto più ficcante, questa volta troppo lungo, 13 Monza, 10 Lilliput. Primo errore per le padroni di casa al servizio, peccato perché c'era stato un attimo un trend positivo della Lilliput, sarà portata sotto a meno 2, ora 13-10 e Sonia Candy è già pronta a servire. Intanto sentite in sottofondo il capo ultra Ronnie Matese che cerca di dare fiducia alle giocatrici di Lilliput. Intanto c'è l'errore al servizio,
Questo vuol dire che è un punto in più per Lilliput e il servizio che passa a Yasmina Akrari. Ricezione non buona! Era Giacomel, salta! Alta, alta, alta! E trova il 12° punto, meno uno Lilliput, ci siamo! Tapin facile facile, quando il servizio funziona la Akrari è andata a mettere in difficoltà la ricezione ospite, quindi Giacomel ha potuto mettere giù il punto, che vuol dire meno uno. Ancora Akrari, palla molto lunga, si sposta all'ultimo Francesca Devetag. L'ho elogiata prima con un ottimo servizio, ora ha trovato l'errore in battuta, il secondo per Lilliput dopo quello della Biganzoli, ed ora la Zago è già pronta dalla parte opposta. Ora la battuta della Zago non è così, è molto lunga anche la sua, tanti errori gratuiti in questa fase del match, avevano iniziato molto bene, ora è una fase forse psicologicamente anche difficile per le due squadre. Dopo il primo time out tecnico, ora ci sono stati un po' di errori da una parte all'altra, scambi bellissimi prima, ma ora errori. Vediamo ora la Minatti se va al servizio. Stavolta è in campo ed è anche molto incisivo. Buona la giocata, prova addirittura con il pugno mandarla dalla parte opposta. Ancora la Giacomel, cercata, prova il tocco. Che c'è? Coach Moglio esulta prima ancora di vedere l'arbitro che cosa dice, però ha ragione lui, 14 pari, aggancio riuscito. La Devetag rimane perplessa, la parte opposta sembrava che il pallone avesse scavalcato il muro senza un tocco, ma l'arbitro ha visto e quindi 14 pari, Mirko. Sembrava, non dico inaspettato all'inizio del match, però sicuramente una ripresa di Lilliput proprio di forza, di vigore. E ancora un servizio che per poco non prende in controtempo le giocatrici di Monza, palla che sbatte sul nastro, finisce dalla parte opposta ma finisce fuori. L'ha voluta forzare la Minati con il servizio in salto, prima è stato molto insidioso, ora ha giocato con il nastro ma purtroppo punto, pallone out e quindi Bezzarevic al servizio dalla parte opposta. Parlangeli tiene su questo pallone, giocata in banda per la Giacomel e qualche errore, non si capiscono le giocatrici di Monza, regalano la free ball. Attacco che sembrava molto incisivo della Minati, il muro si erige e dice ancora una volta no. È proprio la Devetag che va a stampare sulla Minati, che rimane lì per lì, ferma sulle gambe, si guarda con la Morello, vai tu che vado io, non va nessuno, e quindi più due di nuovo per Monza. Monza che prova a scappare di nuovo con le battute della numero 17, che sa essere molto incisiva, ci riprova la Minati e questa volta fa scendere un bolide che non è possibile tenere. 15-16, già come la servizio. Fantastico attacco ed ora lo sentirete sotto, il Pala San Migno si scalda perché finalmente vede che la sua squadra è entrata in partita. Pala San Migno che ci crede, Giacomel che fa un altro buon servizio, il palleggio, prova a risolverla e qualche batti e ribatti, la palla alla fine arriva sulla Biganzoli che non riesce a buttarla giù, la Lussana alza da seconda linea, errore grave questa volta della numero 13 Valentina Zago. 16 pari, che partita, palla in rete, ma fatemi sottolineare la fantastica difesa della Parlangeli che è andata a salvare il tapin sotto la rete della De Cani e quindi ora 16 pari. Prestazione sempre di alto livello soprattutto in fase difensiva della Parlangeli. Giacomel che batte, intanto palla ancora per la De Cani che questa volta salta ad anticipare il muro, la Giacomel si trova scoperta, non può fare a meno che concedere il punto a Monza. 17-16, terzo punto personale da Del Cani che va con lungolinea a sfondare, quindi si sbloccano le ospiti. 17-16 e la Devetag al servizio. Palla ancora per la Parlangeli che gioca un'ottima palla per il palleggio e la numero 6 Alessia Midriano trova il punto del 17 pari e ora è punto su punto. Credo abbia fischiato anche invasione per la Candy e quindi ha tolto ogni dubbio anche l'attacco, è 17 pari, ora partita punto punto. E va proprio al servizio Alessia Midriano sul 17 pari, ora stiamo arrivando nelle fasi più calde del match e questa volta sbaglia, troppo esterno colpito il pallone, troppo d'esterno, palla che fugge distante dal campo. 17-18 per Monza. Quarto errore di squadra al servizio, non possono permettersi questi errori soprattutto in un momento come questo. E il punto arriva ricambiato per l'errore della Rimondi. Da una parte all'altra non è Natale ma si fanno regali a vicenda e quindi punteggio va avanti, 18 pari senza giocare, errori gratuiti e ora vediamo se Morello riesce a servire sul campo ospite. Tenuta molto bene questa volta la palla, giocata ancora
sporcato dal muro l'attacco. Parlangeli alza ancora per la Biganzoli. In questo momento c'è bisogno dei suoi punti e arrivano. Primo vantaggio Lilliput, 19-18, mani fuori. La Biganzoli subito chiamata in causa e non delude mai, va a giocare con le mani, le tocca quel tanto che basta da mettere fuori causa tutta la difesa ospite. Quindi 19-18, sorpasso Lilliput e timeout chiesto proprio da Delmati, perché qua sembravano dilagare, erano 10-4, Lilliput era in difficoltà totale, ma dopo il primo timeout tecnico la grinta di queste ragazze, Moglio non so cosa abbia detto ma è servito, e quindi sono in partita ed ora anche davanti, 19-18. E citavi appunto l'importanza di avere delle giocatrici di carattere così aggressive che non vogliono mollare mai niente, come Federica Biganzoli, che sta veramente trascinando le sue compagne a questo primo set. Lei classe 87, e sono già diverse stagioni che è qua a trascinare la squadra, lei con la grinta lo dice, vuole sempre combattere anche se la partita è difficile. Si riparte ora, ancora Rachele Morello, buono il servizio, è tenuto molto bene ancora una volta, giocato ancora sulla zago, il muro dice di no, ma la Bezzarevic resuscita il pallone. Ancora buona il lavoro del muro a smorzare la palla, la Parlangeli alza per Laminati, grandissimo l'attacco, la palla finisce sul soffitto dopo la ricezione, dopo il bagher ospite, 20-18. Affilata potentissima che la Rimoldi tentava di salvare, ma alla fine era così potente che ha toccato il soffitto, le palla San Benigno, e quindi più due avanti per le locali, 20-18 ora. Sostituzione intanto tra le fila monzesi, Rachele Morello è pronta a servizio come già nello scorso turno di servizio, sta portando davvero tanti tanti punti, guardate quanta difficoltà fa la squadra monzese a tenere sul pallone, e poi ci pensa Yasmina Krari, 21-18 più 3 Lilliput, altro time out ancora chiamato da Davide Alessandro Delmati. Ed ora sono in completa difficoltà le ospiti, perché qua Yasmina Krari è andata a stampare in faccia il primo tempo dalla parte opposta, e quindi più 3 ora a meno 4 dal primo set. Ovviamente Moglio cerca di tranquillizzare gli animi, perché questi erano i momenti in cui la Lilliput aveva qualche problema di testa, di, come dire, braccino corto. Ora speriamo che riusciranno a portare a casa questo primo set. Vediamo il Pala San Benigno, lo ricordiamo, ha sempre portato molto bene, ha portato punti proprio perché il calore del pubblico, lo ripetiamo ancora una volta, fa da quella molla in più alle giocatrici di casa. Vediamo, mancano 4 punti per questo set, però sono solo 3 i punti di vantaggio da Monza. La fase è delicatissima, ancora Rachele Morello a servizio, tenuta molto bene questa volta la palla, giocata ancora sulla zago, ancora una volta Laminati in muro e non si passa. Ormai hanno tirato su una muraglia cinese, possiamo dire, prima la Crari, adesso Laminati, la squadra di Monza, la sorgella Monza non riesce proprio a trovare il campo di Lilliput che ora sta dilagando. E Rachele Morello non è solo un talismano, fa anche dei servizi che non permettono giocate molto, molto forti da parte di Monza. Questa volta riescono comunque a trovare un punto alle giocatrici di Lilliput. La palla che danza tra le mani delle giocatrici del muro, 23-18, attenzione. Ora il muro era ben piazzato della Candy della Zago, ma Laminati con un briciolo di fortuna è riuscita anche a trovare la testa e i capelli, e quindi ha trovato anche il 23° punto. Ora cambio, proprio esce la Zago dalla parte opposta e entra Giulia Visentini, cerca Delmati di cambiare un attimo qualcosa, perché qua Lilliput sta trovando la vittoria del primo set. Ancora un servizio incredibile, primo tempo giocato, le provano tutte, questa volta regalata! L'ha schiacciata la Visentini, prova Yasmina Krari a saltare da sola a sangue contro la schiacciata avversaria, toccasi la palla però si insacca nella rete, 23-19, Monza a servizio. E come Remida, primo pallone toccato da Visentini, primo punto, e ora 23-19. Battuta disinnescata dalla Giacomel, provato ancora un attacco da Laminati, meno uno, set point, sono tanti. Sono 6. E quinto punto personale della Milati, che sta trascinando tutta la squadra. E ora la Biganzoli è pronta a fondo campo per il set point.
Ganzoli in battuta, tenuta molto lunga questa volta, la Giacomella tocca, poteva essere più incisiva, comunque Freeborn regalata ancora, la Morello prova a giocarla ancora sulla Giacomel, tenuta su molto bene, però c'è un fallo del libero della Luzzana, così si conclude il primo set 25-19 Lilliput e 1-0. E si conclude con un'invasione, quindi la Lilliput che era partita malissimo alla fine va a conquistare questo primo set 25-19. Dobbiamo dire però blackout totale della squadra di Delmati, non si sono più ritrovate, ha cercato l'allenatore di fare qualche cambio, è entrata la Visentin e anche la De Stefani per la Decani e per la Zago, ma non è cambiato nulla rispetto ai punti e quindi primo set aggiudicato dalle ragazze di Coach Moglio, ora cambio campo, le ragazze della Lilliput settimo saranno alla destra delle riprese curate da Gabriele Lusco e Silvia Rolando, mentre Monza sarà dalla parte opposta. Dobbiamo dirlo, sono partite male le locali, ma poi dopo il secondo, il primo time out tecnico, scusa, si sono come svegliate praticamente, un diesel. E come dicevamo prima, proprio situazione opposta rispetto alle prime uscite casalinghe, in particolare a me, l'ho già detto, durante il primo set ha entusiasmato Rachele Morello, la giovanissima, la quindicenne, prodotto del vivaio di Settimo Torinese, ha fatto una prestazione davvero davvero da incorniciare dall'alto dei suoi 15 anni. Lei proprio di Settimo Torinese, l'abbiamo detto prima, solo 15 anni, nata il 7 novembre, ha compiuto proprio 15 anni da poco e l'avevamo detto prima, ha esordito nella prima gara contro Forlì andando a sfondare, possiamo dire, uno dei record per giovinezza, dopo solo Francesca Piccinini, lei l'alzatrice, che ha giocato benissimo, ha una freddezza da veterana, eppure ha solo 15 anni, è un talento cristallino che stanno facendo crescere Moglio nel migliore dei modi. Aveva iniziato molto bene anche dalla parte opposta la Zago, che aveva appunto trovato tanti punti, in particolare nelle prime fasi del match, poi ha un po' vissuto la fase calante della sua squadra, non è riuscita più a essere incisiva. Sì, qualche errore gratuito, abbiamo visto una palla veramente brutta tirata direttamente in rete, non è da lei, le alzate della Rimoldi comunque sono validissime, non sta facendo mancare la dall'linea, ma c'è stato qualche problema, proprio si è spenta la luce, dopo 17 pari, 18 pari era punto punto, ma da lì si sono bloccate e blackout totale. Ora vedremo se Delmati deciderà di iniziare questo secondo set con qualche cambio o ripartirà con lo starting player iniziale. E anche per quanto riguarda la tecnica, diciamo, magari cercare di trovare qualche soluzione per arginare le difese che fino a questo momento sono state, non dico insuperabili, però comunque hanno dato del filo da torcere agli attacchi di Monza. Mi riferisco in particolare a una Parlangeli stratosferica che ha tenuto su qualsiasi pallone, qualsiasi cosa passasse dalle sue parti. Anche lei comunque è cresciuta nella pallavolo Volvera in Serie D, 4 stagioni a Villalperosa e dal 2010 alla Lilliput, 6ª stagione per lei, ha vissuto tutta la B1 e soprattutto la favola promozione conclusasi l'anno scorso con gara 3 della finale contro Porcia. I miracoli in difesa li fa sempre praticamente lei, a tentare di salvare i continui attacchi che ci sono stati nella prima parte del primo set e poi da lì si sono riprese, sono portate avanti 6ª stagione personale da Parlangeli. Ora comunque sembra tutto pronto per questo secondo set, la Biganzoli è già pronta a fondo campo. Biganzoli che aspetta solo l'ok dell'arbitro, il fischio iniziale dell'arbitro. Intanto dalla parte opposta esce la Devetag, entra Silvia Lussana, il libero. E comunque ripartono con lo starting player iniziale, quindi De Cani dentro e anche la Candy, e ci sono di nuovo tutte. Da parte di Lilliput ovviamente non cambiano nulla. Via, si parte, è partito questo secondo set, parte subito con un punto incredibile della Zago che evita il muro, un lungo linea che finisce direttamente per terra. Mi rimangio subito tutto quello che ho detto, prima un attacco sbagliato in rete, ora ha tirato un cratere, ha fatto un punto devastante in lungo linea, 1-0, partono forte.
battuta ora quindi per Monza, proprio in virtù di questo primo punto. Palla che sale e scende, un tiro che sembra alla Pirlo della numero 8 Sonia Candi, scende però troppo lungo, palla che finisce fuori 1-1. Aveva già sbagliato nel primo set l'errore in battuta e ora si ripresenta sbagliando di nuovo, quindi secondo errore personale per lei, e Yasmina Credo già pronta dalla parte opposta. Palla tenuta bene, Rimoldi cerca la numero 10 dalla parte opposta, Bernadette De Cani trova il punto con un tocco del muro, palla che finisce fuori, 2-1 per Monza. L'intelligenza della De Cani, era una palla un po' sporca sotto rete ma è andata a giocare proprio con le mani della Lilliput, ha trovato il punto, 2-1, e la Zago va a servirsi. Zago prova sulla Parlangeli, Madalino si passa, regalata però la palla ancora a Bernadette De Cani. Altro punto per lei, 3-1. Schiacciata facile facile senza muro, scusa. Tapin sotto rete con una ricezione un po' sbilenca della Lilliput, e quindi secondo punto personale consecutivo per lei, 3-1. Valentina Zago, ancora lei a servizio. Stavolta tenuta ancora molto bene, ancora cercata la Giacomelle. Muro a 2. Rivolti deve tag e di qua non si passa, Monza che fa la lepre come nel primo set. Ed è proprio la Rimoldi, l'alzatrice, che non è certo la sua specialità della casa, va a trovare il muro e quindi 4-1, riparte un po', sembra il déjà vu del primo set. Rimoldi solo 173 cm per lei, eppure muro sa fare la differenza. Laminati, prova di esperienza con un pallonetto, buona copertura dietro al muro, tenuta ancora dalla Giacomelle, altro attacco, altro tentativo di pallonetto, Giacomelle sempre presente, ancora Laminati, quando si tratta di attaccare, di essere incisivi, si cerca lei, fribola ancora regalata per Lilliput, primo tempo per l'Amidriano, non riescono a trovare il punto, palla ancora Lilliput, Morello molto intelligentemente trova la Giacomelle che con un dritto di crociare trova il punto, 4-2. La tigre del San Donà che punisce senza pietà, Erika Giacomelle trova una diagonale bellissima, elude il muro e trova il secondo punto personale, quindi 4-2. Che bella azione, che bella azione. Battuta ora per la numero 6 Alessia Midriano. E punto! Scusate, abbiamo visto male, era Veronica Minati che era andata in battuta, è proprio lei. Per sottolineare questo errore ci dice faccio un ace così ve ne accorgete. Ace della Minati, ma mi devo correggere, ho sbagliato felino, non era la tigre ma ovviamente la pantera del San Donà per Erika Giacomelle. È un felino comunque sempre molto aggressivo, così come Erika Giacomelle, soprattutto in questo secondo set. Fribola ancora regalata per Lilliput, in questo momento Monza sembra essere in difficoltà e si cerca ancora lei, ancora Erika Giacomelle, 4-4. In estrema condizione di gas, di forma, in questo caso riesce a deludere il muro, diagonali strettissime che il muro ospite va a non trovare proprio l'impatto sulla palla, e quindi 4 pari ora. Ancora Veronica Minati, dalla parte opposta alla Zago, cerca di fare morale alle sue compagne. Una battuta che rischia di toccare il muro qualche centimetro più in alto e sarebbe finita in punto. Non è così, palla però che è ancora tra le grinfie di Monza, che trovano il punto a causa del tocco del muro. Moglio chiama una palla fuori, dice il muro non ha assolutamente toccato, l'arbitro è irremovibile nella sua decisione, 5-4 Monza. Un attimo di dubbio tra il primo e il secondo arbitro, perché il primo arbitro aveva data toccata, il secondo sembrava non aver visto il tocco, ma alla fine punto di Monza, 5-4, la De Cani è pronta a servire. La giocatrice ungherese a servizio, tocca il nastro e finisce davvero vicino alla riga, fuori davvero di poco. Sfortunata in questo caso la Bernadette De Cani, perché il tocco sul nastro, come Laminati nel primo set, è andato out e quindi 5 pari. E Giacomelle, che titolare quest'oggi, sta veramente confermando tutto quello che si dice di buono su di lei. In questo momento però c'è da elogiare il punto di Monza, 6-5, nuovo vantaggio Monza. La mancina serva Bezzarevic trova il suo primo punto di questo secondo set ed è il quinto personale, 6-5, ed ora la tag va a servizio. Alzata in bagger per la seconda linea Minati, nulla di fatto, ancora la seconda linea, l'attacco della Zago,
niente da fare per il muro. Questa volta invece intelligentissima Milica Bezarevic, tocco sotto a eludere l'intervento del muro, a beccare il nervo scoperto della difesa di Settimo. Un cioccolatino delizioso, ha incartato il pallone col dita e ha giocato questo pallonetto fantastico. Palla che danza sul nastro e torna indietro. Bevetag che non riesce a essere incisiva in battuta. 6-7, Lilleput rimane molto vicina in questo secondo set. Di nuovo un errore in battuta, sfortunate. Prima Decania, adesso la Bevetag, trovano un errore. Battuta molto profonda intanto della Midriano. Giocata all'indietro. Palla tenuta ancora la Morello. Alza per la Biganzoli, come al solito, con tutta l'aggressività che la contraddistingue. Bel punto. Qualche problema del muro ospite a tentare di contenere in posto 4. Prima la Giacomella, adesso la Biganzoli, riescono a sfondare ogni volta. Il muro va troppo sul lungo linea e quindi la diagonale è sempre libera. Attacco ancora di Rimoldi, prova la stessa giocata di prima e la Biganzoli è in fiducia, sta inanellando punti uno dietro l'altro. Lilliput 8, Monza 7, si passa in vantaggio per quanto riguarda le padrone di casa. Ed ora si gasa la Biganzoli perché il secondo punto consecutivo per lei, murata fantastica 1, ed ora avanti Lilliput. Altra battuta profonda tenuta ancora molto bene, questa volta provano con l'attacco da seconda linea, nulla da fare, la Biganzoli questa volta viene murata, la palla è per... rimane nel campo di Settimo. Attacco questa volta della Minati, lei non ha paura di forzare la giocata, in questo caso non forza troppo, prova la Zago, anche lei non riesce, bellissima la giocata intanto del secondo tocco della Morello, lungoline non coperto dal muro di Settimo, palla ancora tenuta e chi la chiude? Federica Biganzoli, sentite lo speaker che urla il suo nome per la terza volta consecutiva. Stupendo scambio, ma alla fine il finale è sempre quello. Federica Biganzoli trova un altro diagonale fantastico, due attacchi, un muro in mezzo, tre punti consecutivi per lei, 9-7. E ora Delmati deve di nuovo chiedere time out perché sembrava il déjà vu del primo set, Mirko. Erano partite forti, le ospiti sembravano dilagare di nuovo, ma alla fine sempre un blackout. Lilliput si sveglia come un diesel, recupera punto su punto e si porta avanti. E se la volta scorsa l'interruttore si era acceso dopo il primo timeout tecnico, questa volta c'è stata un'inversione in tendenza, si è riusciti a rimanere più vicini alla squadra avversaria e poi scavalcarla nel momento di maggiore difficoltà, quando gli attacchi di Zago non riescono più a essere incisivi come nell'inizio del match e quando scende in campo una Federica Biganzoli davvero monumentale. Ha cercata prima la Zago sia dalla seconda linea sia in pipe in posto 5, posto 5 e posto 6, ma non è bastato ed ora si riprende. E l'errore a servizio della Midriano. Spesso si cita l'errore a servizio dopo la chiamata di timeout, soprattutto quando il servizio sa essere incisivo. Questo è il suo caso. 9-8, ma Lilliput rimane in vantaggio di un punto. Battuta tenuta molto bene dalla Parlangeli, ancora cercata la Biganzoli, 4 punti di fila per lei, mamma mia. Non sanno più cosa fare per contenerla, in questo caso Federica Biganzoli trova sempre questa diagonale strettissima, da posto 4 a posto 4, nulla da fare per il muro ospite, quindi ancora appunto per lei 10-8, la Morello è pronta a battere. E vediamo se la Morello saprà ripetere la sequela di battute incisive del scorso set. Non è così, le abbiamo probabilmente guffata, non ce ne vorrà. Il punto è di Monza che con un'ottima schiacciata. Biganzoli chiama, Bezarevic risponde e quindi la mancina serba conquista il punto e va a servire. Non ha punto per Monza, ancora lei a servizio, Giacomella tiene abbastanza bene. Minati contro le mani di Zago che salta alta 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 e dice di no all'attacco, 10 pari. E finalmente riescono a fermare in posto 4 i continui attacchi, prima della Giacomella e poi della Biganzoli. Ora era la Minati, ma gran muro della Zago finalmente per Delmati. E bellissima intanto la battuta, ma non serve a negare il punto a Lilliput che con un ottimo primo tempo molto veloce della Crari trova l'11-10. Era una battuta molto insidiosa della Bezarevic, ma la ricezione è stata perfetta e quindi la Morella ha potuto aprire il primo tempo fantastico per la Crari, bellissimo punto 11-10.
di Ganzoli, questa volta errore per lei dopo tanti punti, un errore gratuito, palla direttamente sulla rete, 11 pari. Come nel primo set aveva forzato il servizio, stavolta si è un po' alzata il pallone in maniera sbilenca, purtroppo palla sul nastro, 11 pari e la Candy è già pronta dalla parte opposta. Battuta in salto anche per lei, tenuta questa volta dalla Biganzoli, molto male. Palla che finisce in punto, 12-11 per Monza che riporta, si riporta in vantaggio. Primo timeout tecnico, unico timeout tecnico di questo secondo set. Ace fantastico in questo caso per Sonia Candy. Abbiamo visto diversi errori nel primo set in questo fondamentale, ma ora si stanno svegliando le ospiti. Prima la Bezzarevic ha dato fastidio alla difesa di Lilliput, ora la Candy ha trovato direttamente un ace. Si riportano di nuovo avanti in questo primo timeout tecnico e il secondo set 12-11. Ora vedremo cosa diranno moglie da una parte del Matti dall'altra, perché dobbiamo dire a corrente alterna entrambe le squadre stanno giocando bene. Biganzoli sugli scudi e dalla parte opposta invece la Bezzarevic sta cercando di provare a sopperire questo continuo attacchi in posto 4. Hanno dei problemi sul muro, Mirko. Sì, tra l'altro notavo con curiosità che Moglio non ha più che altro catechizzato le sue giocatrici, ha lasciato che fosse il suo vice Giribuola a dare fiducia alle sue giocatrici. Probabilmente la situazione pare andargli bene così, è soddisfatto di quello che vede delle sue giocatrici. Poi bisogna sempre tenere conto che contro hai un avversario che al momento occupa la seconda posizione in concomitanza con un'altra squadra. Silenzio d'oro in questi casi. Biganzoli tiene su molto bene il pallone, Morello per Giacomel e la palla finisce il punto, 12 pari. Giacomel, altra giocatrice riconquistata da parte di Moglio, che nelle prime partite le preferiva la Baggio, ora anche complice un infortunio alla giocatrice che lo scorso anno aveva combattuto con, aveva gareggiato con Porcia proprio alla finale playoff. Errore ancora, una ottima battuta alla ricezione, non è altrettanto ottima, salta la Midriano che senza muro riesce a trovare il tredicesimo punto, più uno Lilliput. Ed almeno uno al più uno alla Midriano, va col tapin facile facile, benissimo il servizio della Craig, ha messo in difficoltà tutta le ospiti. Stavolta tenuta meglio, palla alzata dietro, tenuta ancora benissimo dalla Morello, che giocatrice questa. Giacomel ancora, sporcata dal muro, attacco ora dalla parte avversaria che prova a giocare da seconda linea, non è stata alzata benissimo questa palla. Laminati! Cosa va a trovare? Incrocia! Un incrociatore che si spegne sulla riga, 14-12 più 2 Lillipo. Diagonale fantastica dalla seconda linea della Laminati che va a trovare la riga dei 3 metri, nulla da fare per la Rimoldi che può solo guardare, quindi 14-12. Ancora Crari, palla tenuta bene, ancora un attacco tenuto in qualche modo dalla difesa di Lilliput, però la palla finisce ancora nelle mani di Monza che trova il punto con Bernadette Decani, 14-13, tocco del muro che butta la palla fuori. Esperienza come nel primo set, ha giocato col muro, lungolina, ha trovato il punto che vale il meno uno ed ora la Zago va a servire per Monza. Orlangeli all'indietro, riesce a trovare il punto, questa volta c'è un errore in alzata della Morello, palla troppo lunga, fischiata addirittura invasione alla Giacomel. Ha dovuto rincorrere questa palla alla Morello, andata in bagra, la ricezione non era delle migliori e alla fine tra invasione e palla sul nastro, punto delle ospiti, quindi 14 pari. Ancora Zago a servizio. Sempre ottime le sue battute, questa volta la Morello sceglie la Giacomel, tocca le mani del muro però tengono benissimo in difesa le giocatrici di Monza che in extra rotazione riesce a trovare il punto con Bernadette Decani, 15-14 per Monza. Ancora punto per lei che finalmente risponde da posto 4 di Monza dopo gli attacchi continui da Giacomelli a Biganzoli di Lilliput, ora Decani sale in cattedra. E anche con l'aiuto del nastro Zago trova l'ace che vale il 16-14, continuano a portarsi avanti, a essere risuperate le due squadre. Erano state sfortunate prima sia la Zago che la Bezzarevic a trovare un errore sul servizio, tocco sul nastro e palla fuori, stavolta viene ripagata la Zago dallo sforzo profuso e quindi ace per lei e Monza che si riporta avanti
dobbiamo dirlo comunque. Io se fossi gli allenatori non direi niente di speciale, a parte finalmente che possiamo vedere che la Devetag ha trovato i rimedi per contenere in posto 4 gli attacchi della Giacomelli e Biganzoli, finalmente riesce anche a murare e quindi riescono a portarsi di nuovo in vantaggio più 2. Probabilmente Moglio avrà chiesto anche di diversificare un po' più gli attacchi da, per quanto riguarda Rachele Morello. Vedremo cosa succederà ora. Ancora a servizio dell'Azzago tenuto dalla Biganzoli. Morello infatti cerca Laminati in posto 2. Palla a cercare il tocco del muro. Non sembra esserci, però questa è l'opinione dei due arbitri. Toccata, forse chiamata invasione, non capiamo. Infatti Delmati è un po' inferocito in questo caso, perché l'attacco della Minati sembra dritto per dritto, aveva tirato un gatto, steccata un po' con le dita, ma il primo arbitro ha dato un tocco, un'invasione, non si è capito bene, ma quindi la Minati può andare a servizio, meno uno Lilliput. Ora lei buona la battuta, alzata in bagger, prova la stessa giocata dalla parte opposta, la palla si spegne ampiamente fuori, la schiacciata di Bernadette De Cani finisce troppo lunga. Déjà vu dalla parte all'altra, l'attacco della Minati sembrava esattamente come quello della De Cani, ed ora però 2-0 per mini parziale da Lilliput, 16 pari. E ora entriamo nella fase calda del match, vediamo se le ragazze di settimo, grandissimo, e chi di Ace e Di Nastro ferisce, Di Nastro ferisce perché la palla, come era capitato qualche punto fa, pro Monza, questa volta pro Lilliput, palla che danza sul nastro e finisce in punto, 17-16 Lilliput. Fatto bene a sottolinearlo tu, prima Ace dell'Azzago fortunato, ora risponde Laminati da una parte all'altra, 17-16, di nuovo avanti Lilliput ora. Ancora una battuta, ancora un nastro, ancora un ace, mamma mia, questo probabilmente è studiato in allenamento, 2 volte di fila, più 2 per Lilliput. Non credo che lo volesse fare, ma Mirko, fammelo dire, fortunatissima, ma anche brava a provarci, a forzare questo servizio in salto, a dare fastidio, è vero, fortunatissima, niente da dire in questo caso, ma punti comunque importanti in questa fase del secondo set, e Delmati deve chiedere time out per... come dire, questa è un po' psicologica come cosa, se Laminati ha questa fortuna è meglio stoppare un attimo gli animi, perché qua se no può fare disastri. Assolutamente, è sicuramente un time out più per spezzare appunto questa onda fortunata, chiamiamola così, della giocatrice di settimo che torna in servizio, vediamo se riuscirà a continuare sull'onda positiva. Da 14-16 al 18-16, quindi mini parziale 4-0. Stavolta niente nastro. Primo tempo giocato dalla parte opposta. Il muro mette fuori causa la Parlangeli, che viene scavalcata da questa palombella. Palla che vale il 17° punto per Monza. Va a sfondare la Devetag sul muro della Lilliput, e quindi si sbloccano e tolgono finalmente il servizio alla Minati, che aveva dato fastidio con i suoi ace. E dalla parte opposta la De Cani è già pronta. Se la fortuna è cieca, c'è la De Cani, che è ungherese, a servizio. Ottima la battuta ancora una volta al nastro. E guardate, facciamo giochi di parole ciechi ungheresi. La fortuna è sempre aleggia da una parte e dall'altra. 18 pari. Nel primo set vari errori in battuta. Ora Ace fortunati da una parte all'altra. Ancora la De Cani. Ganzoli questa volta per la Morello. Attacco, pipe provata. Non giocata benissimo, costretta ad appoggiarla praticamente dalla parte opposta, invece tira giù un grandissimo punto, non è così perché la palla finisce fuori, errore della Bezzarevic. Da questa postazione devo essere sincero, mi sembrava dentro, che avesse toccato la linea dei 9 metri, ma l'arbitro l'ha data fuori, quindi ancora avanti Lilliput, 19-18, e la Giacomelli è già pronta. E le monzesi chiamavano addirittura un tocco delle mani del muro. Comunque la Giacomelli sostanzialmente va a battere Lilliput in vantaggio, e ora può attaccare ancora con la Biganzoli, braccio armato, 20-18, mamma mia, quanti punti della Biganzoli. Se ho tenuto bene il conto è l'8° punto personale della Biganzoli, che abbiamo detto prima riusciva a sfondare nei diagonali strettissimi in posto 4, il muro l'aveva capito, ora lungolinea perfetto. Giacomelli a servizio,
tenuta bene questa volta la possibilità di attaccare della Bezarevic, veramente non può disinnescare la Parlangeli, non può resuscitare questo pallone, palla che sbatte sul soffitto, 20-19. Biganzoli ottavo punto, Bezarevic ottavo punto, risponde subito la serba dopo l'errore, l'attacco out, ora trova la Parlangeli in difficoltà che va a sbattere sul soffitto, ora doppio cambio, entra, esce la Rinaldi ed entra infatti anche la 14, la Giorgia De Stefani in campo per tentare di cambiare qualcosa perché ora 20-19 sono i punti decisivi. Prova subito lei in battuta. Ed in prima linea c'è anche la Mazzaro che è entrata, quindi vedremo se riusciranno a erigere il muro. Provata! Un'ottima giocata della Morello ad anticipare il muro che non difende sul secondo tocco della Zadrice, della palleggiatrice di settimo, 21-19. L'avevo appena detto, forse questo cambio di Del Mati era proprio per tentare di fermare gli attacchi, la Morello ha fatto tutto lei, nasconde il pallone con le mani e va a giocare il secondo tocco dalla parte opposta, punto veramente importante perché qua Del Mati deve ricambiare di nuovo le sue ragazze, servizio per la Lilliputore e c'è un altro cambio, stavolta per Moglio, entra Lubian, esce la Midriano, alza i centimetri, praticamente lo stesso gioco che voleva fare Del Mati prima. Va la Lubian, scusate, va al servizio per provare a dare fastidio alle ospiti. Tira Lubian, come dicevi tu, dall'alto dei suoi 192 centimetri. Vediamo se saprà essere incisiva con le sue battute sempre molto ficcanti. Palla molto lunga, la Di Cani la tiene molto bene, giocata da seconda linea. Non riesce neanche a saltare, regalato il possesso dalla parte avversaria. La Biganzoli, ancora lei, toccata dal muro, ritenuta su in qualche strano modo, ma la palla e ancora per Rachele Morello che disegna arte per la Biganzoli, questa volta prova il colpo sotto, nulla da fare, lo provano anche dalla parte opposta, palla che continua a rimanere su, non vuole scendere e questa volta la palla non scende ancora, incredibile ragazzi, che giocate e Laminati pesta la riga da seconda linea, 21-20 l'abbiamo visto indistintamente dalla nostra posizione, peccato per questo errore, forse figlio anche della stanchezza di un punto davvero lunghissimo. Peccato che si sia concluso così questo scambio fantastico, difese miracolose da una parte all'altra, alla fine tocco della linea dei 3 metri da Minati e quindi la Rimoldi può andare a servire. Morello alza ancora per la Biganzoli, chiude benissimo, che colpo ancora in extra rotazione a praticamente a mettere fuori causa il muro difensivo di Monza, 22-20, Lilliput si avvicina ad ampie falcate al secondo set. Sta facendo cosa vuole la Biganzoli, se vede il muro sulla lungolina tira la diagonale e viceversa, quindi può fare quello che vuole ora, in questo caso la Morello può andare sul 22-20 a servire. Ancora molto buoni i servizi di Rachele Morello, avere una giocatrice così è molto importante, schiacciata benissimo, ma che punto va a trovare la numero 9 Veronica Minati, 23-20. Mamma mia, fantastico punto, e la Biganzoli l'ho elogiata prima, se riesce anche a stoppare con una difesa miracolosa l'attacco potentissimo dalla parte opposta, qua Lilliput può portarsi sul 2-0, non lo dovrei dire Mirko, ma 23-20 ora sta tutto andando liscio per le ragazze di Moglio. Vediamo se sarà così. Ottima in tutti i fondamentali la Biganzoli. Moglio parla proprio con lei, che va a chiamare lo schema per la battuta di Rachele Morello. Vediamo se sarà indicato. Fischio. Cos'è? Non abbiamo inteso come mai è stato chiamato. Probabilmente ha pestato la linea in battuta. Vediamo. Chiama a sé la numero 12, proprio Federica Biganzoli, per parlare con lei l'arbitro. Credo ci sia stato un dubbio sul cambio, fatto forse troppo repentinamente, non si è capito, giallo, infatti la Biganzoli va a parlare con Moglio, in questo caso però è punto per le ospiti, 23-21, la Bezarevic è già pronta a servire. Punto regalato. Però lo regala anche la Bezarevic, finisce davvero fuori di poco, a dir la verità, anche fortunate le ragazze di settimo e va in battuta. Federica Biganzoli. Set point quindi per le ragazze di Moglio, 24-21, 3 palle set. E non si capiscono la Lussana e la Devetag, se non andiamo errati. Errore grossolano della difesa di Monza.
che regala il secondo set alle padrone di casa, che trovano in casa almeno un altro punto. Sicuramente sì, ma la Biganzoli, mamma mia, che cosa sta facendo? Dopo gli attacchi continui, diagonali fantastici, riesce prima a trovare una difesa miracolosa e poi va a chiudere lei il set con un ace fantastico. Di nuovo, sembra praticamente il replay del primo set. Panico totale della difesa ospite, in questo caso del Mati, ha cambiato più e più volte ma non è servito, e quindi 2-0, l'hai detto bene tu, Lilliput, che comunque vada, speriamo comunque vada a portare a casa tre punti almeno, perché sta giocando veramente bene, ma comunque vada a riuscire a sbloccare la classifica che ora piangeva, l'avevamo detto prima in sede di presentazione, solo due punti per loro, erano fanalino di coda, ma stanno veramente giocando alla grande. 2-0 contro, lo sottolineiamo, la seconda in classifica a punteggio quasi pieno, 4 vittorie su 5 a 12 punti, che l'abbiamo detto è stata costruita come squadra per puntare al massimo alla promozione in Serie A1, ma ora è 2-0 per Lilliput. La squadra di Monza, che tra l'altro proprio nel 2013-14 ha disputato il suo primo campionato professionista in Serie A2, sfiorando la promozione subito in Serie A1, concludendo la regular season al quarto posto sulle 12 squadre con 38 punti, sconfitta poi nei playoff contro il Bisonte San Casciano nella finale playoff dello scorso anno, perché anche lo scorso anno si è piazzata addirittura terza su 13 con ben 53 punti. Dicevamo, nel playoff dello scorso anno, nuovamente sconfitta da Obiettivo Risorgimento Vicenza, non riesce ancora a centrare la promozione in A1 e soprattutto dopo tutti questi cambiamenti avvenuti in questa stagione voleva e vorrà ancora puntare alla prima posizione, o quantomeno al passaggio in Serie A1. Infatti sì, abbiamo detto, questa squadra si giocherà probabilmente il passaggio in Serie A1 con Forlì e con Olbia. Se andiamo a leggere la classifica, infatti la Volley 2002 Forlì conduce dopo 5 giornate a 13 punti, frutto di 5 vittorie, 2 ai tie break, e dietro ci sono proprio il terzetto di Saugella Team Monza, Entu Olbia e Volley Sovrato a quota 12, quindi poi c'è un blocco da 12 a 7 nel quale figurano anche l'altra squadra di Torino, la piemontese del Fenerbahçe 76. Ma dobbiamo dirlo, Lilliput non sta rubando niente, sta giocando come deve fare qui in casa, senza paura, con la grinta giusta, e fammi sottolineare ancora la Biganzoli in estrema condizione di causa. Grandissimo, grandissimo apporto sia in fase difensiva sia in fase offensiva della giocatrice, che veramente potrebbe essere definita man of the match fino a questo momento sicuramente. Ricordiamo anche che per chi avesse la possibilità e la voglia di riseguire anche la diretta radio, c'è una diretta offerta da Radio Sport 1100, uno spin-off di Radio TBS, seguitela su Spreaker. Quest'oggi a commentare Simone Macchioni ed Enrico Fea per questa partita che si sta mettendo molto bene per le padrone di casa, che ricordiamolo, proprio nella prima giornata sono state le uniche a rubare un punticino alla capolista Volley 2002 Forlì, che ne ha vinte 5, una sola al tie break proprio qua al Pala San Benigno di Settimo, che sa sempre essere molto molto importante per le ragazze di Coach Moglio e Coach Giribuola. Lo avevamo detto l'altro anno, questo palazzetto era stato un fortino, non avevano mai subito nessuna sconfitta, e finalmente vediamo la grinta che aveva determinato tutta la stagione passata, conquistata poi con la promozione della ai scapito della Domovi Porcia, ed ora si sono qua a giocarsi questo terzo set, la Devetag è già pronta a servire. Parlangeli tiene su questo pallone non alzato benissimo dalla Morello, Giacomel contro il muro, Minati prova a risolvere, non ci riesce, la palla va giocata con un primo tempo dalla Candy, che probabilmente fa invasione, tocca la rete, primo punto questa volta per Lilliput. No, e attenzione, perché alla fine è stata l'invasione della Crari, alla fine la Candy ha giocato proprio col muro di Lilliput e la Crari è andata a commettere il fallo, e quindi punto delle ospiti ancora al Devetag a servire. Sì, il punto appunto è di Monza, scusate il gioco di parole, però arriva subito l'1-1 della Midriano. E subito risponde la Midriano con proprio sotto rete a giocare come aveva fatto Sonia Candy prima, e quindi 1-1. Era la Minati, scusate, non la Midriano a trovare il punto dell'1-1.
Comunque poco importa, quello che è importante è che il punto sia di settimo e che la Crari sia a servizio. Palla che gira moltissimo, giocata molto lunga, la Giacomel trova un cioccolatino da scartare, ma lo scarta male perché lo butta contro il muro di Monza che si erge statuario. 2-1 per le monzesi. Ed è proprio la Rimoldi che trova il suo secondo muro personale consecutivo, no, però alla fine ha trovato un altro muro che non è da lei. Ora si gioca con un errore, in questo caso la Midriano, che le rimane il primo tempo lì per lì, la palla non dà il tocco giusto sotto rete e quindi ancora 3-1 avanti di nuovo le ospiti come nei primi set precedenti. Ha provato ad imbustare la palla tra muro e rete, non ci è riuscita, la palla è rimasta nella propria metà campo. Giacomel che prova una bomba, un bolide disinnescato dalla parte opposta. Biganzoli tiene sulla palla, la gioca ancora Laminati, prova a cercare l'angolo non coperto, nulla da fare. Bezarevic fa altrettanto, Giacomel tiene molto bene su, ancora Laminati questa volta a braccio pieno, ma ancora una volta muro a due, Bezarevic e Candy, 4-1 Monza. Ma fammi sottolineare, sì, muro della Bezarevic e della Candy, ma fantastiche difese del libero Lussana, ha salvato due palloni, ancora la Rimordi va a servire. Giacomel che la toglie addirittura dalle mani della Biganzoli, ma poi va ad attaccare, tenuta su in qualche modo, qualche fraintendimento anche dalla, per quanto riguarda la difesa di Monza. Parlangeli alza ancora per Laminati, cercata tantissimo in questa fase iniziale di set, questa volta lo butta giù, 4-2. Ancora punto per lei, secondo punto personale, e proprio lei va a servire. Bezarevic e De Stefani intanto si spiegano quel fraintendimento, De Stefani dice colpa mia. Intanto il servizio appunto è ancora della Minati. De Stefani è entrata proprio per la Decanì. Minati che prova a giocare questa palla molto corta, la Lussana si tuffa, non riesce a trovare il pallone, o meglio lo trova però non riesce a renderlo giocabile per le sue compagne. 4-3 Monza. Nel set precedente aveva trovato due ace fortunati, stavolta è solo potenza, precisione e classe della Minati. Terzo ace personale. Ancora servizio Lilliput, ancora palla corta, questa volta la Candy fa buona guardia e gioca un grandissimo punto Lazzago, palla che sembrava andare lunga, anche la Biganzoli dice la palla è assolutamente dentro. Bellissimo lungolino in questo caso di Lazzago, l'opposto del Monza. La Biganzoli si è tuffata col dubbio se fosse fuori o dentro, alla fine non l'ha toccata ma l'arbitro l'ha vista dentro, quindi 5-3, ancora più due per le ospiti. Ospiti in battuta con Milica Bezarevic, arbitro che sta per fischiare, lo fa in questo momento, ricordiamo 5-3 per le Brianzole. Giacomel tiene sul pallone, Morello prova la pipe della Minati, pure non benissimo, non giocata benissimo, mette in difficoltà le avversarie, questa volta la Giacomel cerca le mani del muro, sembravano non esserci, ci sono, la Zago dice vi giuro non ci sono state, viene in suo soccorso anche la numero 8 Sonia Candy, però il punto è Lilliput. Devo essere sincero, in questo caso mi sembrava che la Giacomel avesse scavalcato ampiamente il muro ospite, ma alla fine è ancora tocco sul muro per l'arbitro e quindi proprio lei, Erika Giacomel, può servire. Decisioni un po' contestate da tutte e due le squadre, però il punteggio è 5-4, è 6-4 in questo momento, perché la numero 13 Valentina Zago riesce a trovare questo punto ad incrociare, 6-4. Ed è già il secondo punto personale per lei, da una parte all'altra, prima in posto 4, adesso in posto 2, trova diagonale, prima lungolina, adesso la diagonale vincente ed ora la Candy è già pronta a fondo al servizio. E lei battuta in salto, salta molto bene anche la Parlangeli a tenere sulla palla, la schiacciata tenuta in qualche modo, rivitalizzata dalla Devetag. L'attacco è della De Stefani, la Parlangeli non si sa come tiene su questo pallone buttato alla belle meglio dalla parte opposta dalle giocatrici di Lilliput che murano con la Midriano, ancora De Stefani, ancora Midriano, muro a due a dire di no all'avversario, ancora questa volta la palla tocca la banda laterale, 6-5, quinto punto per Lilliput. La De Stefani ci ha provato una, due, tre volte, alla fine ha tentato due volte in diagonale, poi in lungolina, ma la palla ha toccato l'asticella, dopo poi è andata in faccia alla Giacomel che si è trovata un missile terra aria, ma non era valida e quindi punto della Lilliput, e la Midriano è già pronta dalla parte opposta a servizio.
L'SM Indriano aspetta solo il fischio dell'arbitro per battere questo pallone. L'arbitro va a dare qualche spiegazione alla Biganzoli, che va appunto a chiedere lumi riguardo a qualche decisione. Coach Moglio comunque non perde occasione di catechizzare sia la Crari sia la Biganzoli. Servizio comunque molto lungo, tenuto benissimo questa volta da Monza, che riesce ad attaccare molto bene con la De Stefani. Con l'aiuto del nastro riesce a trovare il settimo punto Monza. Ed è praticamente la quarta alzata consecutiva della Rimoldi, che va a trovare, a cercare la De Stefani, che è entrata per la Decani. Prima ci ha provato tre volte, non è bastato, adesso al primo tentativo trova il punto, 7-5. Zago servizio, Giacomel smorza, Parlangeli alza e Biganzoli prova a chiudere, non ci riesce. De Stefani sta giocando davvero tanto, tanti palloni, sia in fase difensiva sia in fase offensiva. La Biganzoli di nuovo su di lei, lei di nuovo a dire di no. Pipe giocata benissimo, la Crari si erge statuaria come un muro, provano ancora l'attacco le giocatrici di Monza con la Zago. Palla che finisce molto larga e anche Coach Moglie esulta. Cambio fantastico, esulta giustamente, perché sono riuscite a trovare delle difese fantastiche, attacchi da una parte all'altra, alla fine Azzago sbaglia dopo uno scambio lunghissimo, sono di nuovo sotto, meno uno. E la Parlangeli, la motivatrice della squadra, continua a ispirare la grinta necessaria alle sue compagne. Morello a servizio, sempre molto difficoltoso da capire per le avversarie, che questa volta trovano subito il modo di toglierle il pallone da servizio. Francesca Devetag trova il punto dell'8-6. E quando la ricezione è perfetta, Rimoldi può aprire questo primo tempo fantastico dietro per la Devetag, che trova il suo primo punto personale di questo terzo set, 8-6, la De Stefani al servizio. De Stefani molto lunga. Questa volta il punto è di Lilliput ed è regalato. Dopo un punto trovato con un bel diagonale, ora trova il suo primo errore in battuta. Lei che è entrata in questo terzo set per la Decani, comunque è molto cercata dalla Rimoldi. Biganzoli braccio armato anche in battuta, è difficile giocare questa palla e soprattutto se hai Yasmina Crari con un muro che è uno dei suoi fondamentali che le riescono meglio. 8 pari. Alzata leggermente bassa della Rimoldi e quindi non aveva spazio di tiro e la Crari ha potuto tirare una muraglia. Ora la Rimoldi alza per la Bezarevic, che va lungolina, perfetto, è fantastico. La mancina serba trova un punto stupendo e passano di nuovo avanti 9-8. Ancora una volta una battuta molto ben effettuata dalla Biganzoli, però questa volta sono riuscite a trovare la quadra le giocatrici di Monza e a trovare soprattutto un grandissimo punto, proprio come dicevi tu, bellissimo lungolinea, nulla da fare per quanto riguarda il muro. Ancora battuta della Devetag. Morello gioca un primo tempo per la Crari, che salta praticamente senza muro di fronte, riesce ad incrociare molto bene, 9 pari. Ancora punto per Yasmina Crari, prima stampatona sul muro ed ora primo tempo stretto in posto 4 sulla linea dei 3 metri, fantastico, ed ora proprio lei va a servizio. Bezarevic la tiene molto bene, proprio lei prova ad andarla a chiudere, il muro dice di no, la palla è giocata per la Morello non benissimo, Giacomel prova a risolvere l'alzata difficoltosa della Morello, nulla da fare, attacco da seconda linea della Zago, niente anche in questo caso. Ci riprova la Giacomel questa volta, abbraccio pieno, 10-9, bellissimo. L'ha smorzata prima, ha tentato di scavalcare il muro e stavolta invece è andata di prepotenza, di forza a trovare in posto 6 il suo secondo punto personale di questo terzo set e 10-9, sorpasso di nuovo della Lilliput. Copione è sempre lo stesso, Mirko. Sì, e la Lubian ora entra in campo per la Medriano in prima linea a cercare di migliorare anche il muro. Questa volta non ci riesce, non è abbastanza agile con le gambe per andare ad offrire supporto a Erika Giacomel. Decimo punto per Monza in battuta con la palleggiatrice Rebecca Rimoldi. Non è riuscita la Lubiana a leggere la fast B dietro, perfetta la Rimoldi per la Candy, e quindi decimo punto e proprio la Rimoldi va a servizio su Biganzoli, che tiene bene. Morello apre dietro per la Minati, che trova il 9 metri, palla sulla linea, scorpassa il muro e di nuovo Lilliput avanti 11-10, Mirko. E non c'è muro che tenga quando ci sono questi attacchi, 11-10. Lilliput ancora avanti e siamo nella solita fase del punto su punto. Vediamo come si dipanerà ora l'intreccio di questo terzo set, molto molto bello. Ottima la battuta, forzano tantissimo in questa fase del match le giocatrici di Lilliput. Bellissima la giocata della numero 17
non si sa come, col defibrillatore riporta in vita questa palla che sembrava ormai morta e sepolta, e con la pietra, faccia di pietra, Martina Lubian dice di no all'avversaria. Ennesimo punto per Settimo. Intanto cartellino per la Candy, probabilmente per proteste. Non abbiamo visto. 12-10. Anche il tabellone non sta più capendo niente. Questa partita è davvero folle, davvero bellissima. Mamma mia, non siamo in paradiso, ma io sto vedendo dei miracoli fantastici, Mirko. La Parlangeli ha salvato una palla pazzesca dietro al muro in posto 4, si è tuffata, ha fatto 5 metri in tuffo ed è riuscita a salvare quel cioccolatino delizioso della Bezzarevic, che aveva incartato la pallone con le dita, l'aveva messo subito dietro, ma la Parlangeli ha letto benissimo e alla fine poi la palla dalla parte opposta e il muro di Giacomelle Lubiano è stato fondamentale ed ora il Pala San Benigno diventa una bolgia, perché qua 12-10 stiamo rivedendo lo stesso copione dei set precedenti, quando Lillip partiva male e poi riusciva a recuperare proprio intorno al set, al timeout tecnico, scusami, ed ora stanno salendo in cattedra e se la grinta continua e il livello tecnico continua a essere su questo passo, qua Lilliput può fare colpaccio. Marina Lubian comunque non l'abbiamo sottolineata abbastanza, anche lei giovanissima, anche lei classe 2000, è davvero un altro atu in più per la squadra di Lilliput, che riesce a far coesistere giocatrici sì esperte, ma anche a schierare giocatrici giovanissime, ma con una naturalezza, con una disinvoltura davvero incredibile e inaspettata. Ancora battuta a Settimo, questa volta la prova a non forzare. La Zago prova a braccio teso a buttare di là questa palla, il muro dice di no, ancora una volta Giacomella a dire di no, questa volta la Lubian va in suo soccorso, ci prova ancora una volta, palla giocata all'indietro, ottima la schiacciata, palla che sfiora solo il soffitto, davvero di poco. Biganzoli la tiene ancora su, questa volta è Settimo che può attaccare con la Giacomelle, trova le mani del muro, palla che finisce in punto, 13-10, wow! Era già riuscita a murare in faccia la Bezzarevic, lei sul lungo linea, e poi va a chiudere ancora lei, la Pantera del San Donato, l'ho detto prima, trova un altro punto, quindi 13-10, ora se ne stanno andando e cambio per le ospiti. Cambio, esce la Zago ed entra di nuovo la Decani, quindi c'è un cambio, la Decani da ala diventa opposto, la Zago va in panchina, tenta Del Mati di mischiare le carte perché qua si non riescono proprio a svegliarsi. E soprattutto dall'ingresso in campo di Marina Lubian, davvero il muro sta veramente, si sta ergendo in maniera molto importante e sta disinnescando piano piano tutti gli attacchi, ancora lei, l'abbiamo chiamata in causa, palla tenuta in qualche modo, tenuta su, non è caduta in qualche modo, non si sa come, ma che punti che giocate fino adesso, ancora la Decani, questa volta lungolinea, la palla finisce in punto perché c'è il tocco, 13-11, Monza riesce a rimanere in gara. La Biganzoli come la Parlangeli ha fatto di nuovo un miracolo, ma non è bastato, la Decani appena entrata trova il suo punto personale e la Bezzarevic può andare a servizio, si sbloccano, meno due ora. Ancora battuta della giocatrice serba, Parlangeli senza difficoltà, Pipe provata col colpo sotto, si immola la numero 14 De Stefani, anche la Biganzoli dall'altra parte non è da meno, giocata ancora sulla Giacomelle, muro che dice di no, ma la Giacomelle riparte in attacco, palla che finisce fuori davvero di poco e c'è qualcosa con Rachele Morello, ce l'ha coach Moglio, cerca di motivarla, cerca di dirle anche di cambiare un po' il gioco, di non magari insistere sempre sulla Giacomelle, di provare a variare gli attacchi, cosa ne pensi? Non deve sbagliare, in questo caso no, sulle parole, non deve sbagliare la Morello a essere troppo prevedibile per le difese, la parte opposta, la Bezzarevic spara sul nastro, errore in battuta per lei e quindi la Giacomelle può andare a servire dalla parte opposta. 14-12, quando Erika Giacomelle impegna la ricezione avversaria e tiene anche sul pallone del successivo attacco, questa volta la Biganzoli giocata troppo vicino alla rete, il muro attaccatissimo a rete a dire ancora una volta di no, qui non si passa, 14-13 per Lilliput. Non aveva praticamente linea di tiro la Biganzoli, si è trovata la muraglia di Sonia Candy praticamente a 10 centimetri, non poteva fare praticamente nulla e quindi punto della Candy e proprio lei va a servire. Ah, battuta a cercare di cogliere preparata la difesa avversaria, De Stefani che prova l'attacco a due, palla a due praticamente in mezzo al campo, alla fine
L'attacco lo può riprovare Federica Biganzoli. Questa volta la palla se la trova troppo dietro. Palla lunga, anzi larga, 14 pari. Da un eccesso all'altro, prima palla troppo attaccata a rete, ora palla troppo staccata, la Biganzoli non era in equilibrio e quindi Monza si fa sotto di nuovo, 14 pari, ora ci sarà punto punto penso, perché qua si sono risvegliate gli ospiti e Candy va a servire ancora. Il coach Moglio proprio rivolto verso Rachele Morello gli dice calma e pensa, e intanto la palla rimane in qualche modo, invasione chiamata probabilmente, correggimi se sbaglio. In questo caso penso che abbia fischiato il tetto della Lubian che tentava ancora di toccare il pallone sul terzo tocco, miracolo che non è bastato in questo caso e quindi sorpasso delle ospiti 15-14. E dobbiamo dirlo, qua il cambio del copione è diverso, perché nei set precedenti Lilliput si portava avanti proprio in questo frangente, ora invece Monza andiamo avanti e Moglio è attento, è preciso a dare istruzioni a Morello, perché l'abbiamo vista un attimo col braccino corto, se lei esce di gara, perde concentrazione, arriva la paura, Lilliput non riesce a ingranare. Ed è giusto anche tenerla sempre sulla corda, non dimentichiamolo, lo ripeteremo fino alla nausea, è una ragazza di 15 anni che comunque si trova catapultata in un mondo che come la Serie A2 riveste una certa importanza. Coach Giribuola invece si è alzato e è andato a parlare praticamente con tutte le giocatrici, in particolare con Erika Giacomel, che sia lei la maggiore indiziata per i prossimi attacchi di Rachele Morello, lo vedremo a breve. Intanto la numero 12 Federica Biganzoli va a colloquio con l'arbitro Licchelli, non abbiamo capito ovviamente il motivo di questa, chiamiamola, discussione. Penso avesse ancora qualcosa da dire per il tetto prima della Lubiana, perché non sembravano molto convinti da quel lato. Ora il secondo arbitro facendo che è tutto pronto e quindi la Candy può ancora andare a battere. Battuta sempre sulla Parlangeli, cercano la Biganzoli che non risparmia mai, il braccio pieno, chiamato ancora un fallo per le giocatrici di Monza, 15 pari, punto per Lilliput. Invasione scendendo dal muro da parte della Decani, la Devetag rimane perplessa, forse con i capelli, ora va proprio lei a discutere, a dire comunque che era un'invasione praticamente involontaria, forse con i capelli, girandosi per andare a trovare la rincorsa sull'attacco, ma ora la Lubian dalla parte opposta è già pronta a servire. Palla giocata in posto 2, il punto questa volta è della numero 10 Bernadette Degani, 16-15 Monza. E dopo l'invasione trova subito il punto e quindi la Saugella Team Monza si riporta avanti 16-15, partita punto punto ora qua, chi ha sangue freddo riuscirà a portarsi a casa questo set. Sangue freddo, cuore caldo, bellissimo primo tempo, molto ben giocato, ma la palla finisce fuori, peccato perché era davvero una bella giocata della Crari. Fantastica alzata da Morello che era un po' staccata da rete sulla linea dei 3 metri, aveva chiamato in causa la Crari, un primo tempo stupendo, ma ora Moglio decide di togliere la Morello che sembra un attimo in difficoltà, anche se questa alzata secondo me era stupenda, e dentro Silvia Bazzarone. Silvia Bazzarone che era la palleggio titolare nelle ultime gare, quest'oggi entra solo nel terzo set, vediamo se riuscirà anche a cercare di diversificare un po' le giocate di Rachele Morello, che in questa ultima fase si stava un po' sedendo sugli allori dei primi 2 set. Intanto Lilliput trova il 16° punto, meno 1, e Bazzarone subito a servizio. E la Crari si riscatta subito dopo il primo tempo fuori di questione di centimetri, ora trova il muro, 7° punto personale, 16-17, però ancora per le ospiti, è proprio lei, l'appena entrata Silvia Bazzarone va a servire. Buonissima la battuta in salto, deve difendere, poi c'è l'attacco della Devetag, 4 tocchi perché la palla finisce nel muro, poi viene nuovamente toccata, comunque finisce per terra, 17° punto, timeout chiesto da Del Mati sul punteggio di parità. Palla sul nastro della pipe della Decani e comunque il muro a 3 di Lilliput era ben piazzato, 17 pari, ora di nuovo timeout da una parte all'altra, prima Moglio e ora Del Mati, perché qua la partita si gioca sull'equilibrio, lo avevamo detto in sede di presentazione, se la grinta e l'orgoglio di questa squadra di casa della Lilliput settimo
riusciva a essere determinata e non aver paura, poteva essere una partita equilibrata, e ora lo sta dimostrando sul campo contro, ripetiamo, la seconda in classifica. È un grandissimo apporto anche da parte dei tifosi, che non smettono di urlare, erano anche parzialmente arrabbiati per aver gettato al vento molte occasioni nelle due partite perse solo al tie break nelle gare di casa. Quest'oggi non si può dire niente alle giocatrici che sono scese in campo. Ancora Minati, 18-17, che bomba! Tira una mina la Minati, in questo caso va a sfondare completamente il muro, era un attimo spiazzato, c'era un varco millimetrico e la Minati è andata a sfondare proprio lì, 18-17, ancora la Bazzarone può andare in battuta. Allarga la crepa del muro che era appena visibile con una schiacciata fantastica, potentissima. E forse un'incomprensione dalla parte opposta, dalla parte di Lilliput, regalano una free ball alle giocatrici di Monza, che trovano subito immediatamente il punto con la Deve Tag 18 pari, e a servizio andrà la numero 14, Giorgia De Stefani. Primo tempo fantastico della Deve Tag, l'alzata non era delle migliori, lei non è andata bene sull'impatto, ma quel tanto che basta per trovare il punto che vale 18 pari ancora. Forza alla battuta, tiene sempre la palla Angeli, giocano ancora sulla Minati, questa volta al muro, è davvero statuario. Palla che scende a pallonetto, a palombella, distante da tutte le giocatrici. 19° punto per Monza, che si riporta avanti. Ed è sempre lei, Francesca Deve Tag, prima ha trovato il punto e ora trova ancora il secondo consecutivo con un muro, si riportano avanti. Ancora buonissima la battuta, Biganzoli che fa di tutto la Bazzarone, troppo lenta, non parte, infatti dice alle compagne, colpa mia, lo so, dovevo partire prima. Il risultato è che Monza scappa, più due. E qua incomprensione tra la Biganzoli e la Giacomelle e la Bazzarone, vai tu che vado io, non è andato nessuno. Errore pesante, perché questo vuol dire 20-18 più due avanti, ma ace fantastico della De Stefani che può ancora servire. Rientra nel frattempo Rachele Morello, la Bazzarone si riaccomoda in panchina. Qualche problema di troppo in palleggio, vediamo se riusciranno a riprendersi le palleggiatrici di Lilliput. Sempre uguale, gli dice, sempre uguale a proprio Rachele Morello, coach Moglio. 21-18, ancora muro per Monza. Non cambia però la situazione, perché qua un altro muro della Deve Tag, quindi si portano a più 3, 21-18. Cambio, hai detto bene tu, è entrata di nuovo la Morello, ma il copione non cambia in questo caso. La Deve Tag riesce a capire le alzate prima della Bazzarone, adesso della Morello, quindi più 3 a meno 4 da questo primo set che potrebbe essere per il Monza. E qua la partita potrebbe prendere binari interessanti, che ovviamente il pubblico del Pala San Benigno di Settimo non vuole assolutamente vedere, ma sul 21-18, sul terzo set, sarà difficile per Moglio e per le sue ragazze recuperare questo mini parziale, perché ora ci sembrano aver perso un attimo la Trebisond. E si è già giocato tutti e due i time out, infatti Moglio parla con il suo vice, scuote anche la testa e le braccia, sbuffa un po'. Il momento è molto importante, non si possono permettere errori. Questa volta buonissima la giocata, molto veloce per Yasmina Akrari, non trova il punto, la Parlangeli tiene su davvero di tutto, attacco che comunque viene smorzato anche dalla parte opposta, regalata questa volta la palla per Lilliput, Parlangeli che alza per Biganzoli, Biganzoli che questa volta non forza più di tanto, il muro era molto incisivo, De Stefani da seconda linea sbaglia, troppo largo, 19-21, rimangono in scia le giocatrici di Settimo. Errore della De Stefani sulla pipe, ottimo scambio, e di nuovo fammi sottolineare un'altra difesa fantastica della Parlangeli, che trova il 19° punto per Lilliput. Buona la battuta con l'aiuto del nastro, primo tempo salta senza muro, davvero davvero facile per la numero 7, Francesca Deve Tag, trovare il 22° punto. Cambio intanto per Monza. Troppo facile per la Deve Tag senza muro andare a trovare questo punto. Ora la Monza è senza palleggio, perché è uscita da Rimoldi, dentro la Mazzaro, a cercare di alzare i centimetri e trovare ancora questo punto sul muro, e ora vedremo chi andrà poi ad alzare. 3 punti per il set per Monza. E intanto arriva l'ennesimo punto della Minati, che quando il momento è caldo viene cercata
proprio per la sua abilità. È un animale a sangue freddo, quando il momento è difficile lei scende sempre in campo, scende sempre bene. Sedicesimo punto per lei e subito cambio di nuovo dentro la Rimoldi, non è servito in questo caso per Delmati grazie all'attacco fantastico della Minati, alla Crari al servizio. Malzarevic la tiene molto bene, ottima la fast giocata dalla numero 8 Silvia Candi, però la palla finisce fuori, 21-22, Lilliput è lì, Lilliput è sempre lì vicino ai timeout chiamato da coach Delmati. Sembrava una fast bida manuale sul lungolinea, la Candi aveva una voragine per tirare in posto 5 la parallela, ma alla fine out di quei centimetri che bastano per dare il meno 1 alla squadra di Lilliput, 21, Lilliput 22, Monza terzo set e qui ci sarà un finale thrilling, Mirko. E ancora una volta lo sottolineiamo, Moglio prende letteralmente in disparte Rachele Morello proprio per parlarle tête à tête, faccia a faccia, per cercare di far capire l'importanza del momento alla palleggiatrice. Lilliput meno uno, chissà questo set come finirà. E lei la direttrice d'orchestra, giovanissima, ma se lei va fuori di gara non riesce poi ad alzare le alzate perfette. Ora si riprende comunque con la Crari in battuta. Errore! La Bezarevic si sposta all'ultimo, la De Stefani presa in controtempo, non riesce a imbastire una ricezione come si deve fare. 22-22, l'ace sporco di Yasmina Crari. La Bezarevic era già pronta poi ad andare in rincorsa, ma la De Stefani si è trovata sbagliata. Ora va lei in ricezione, la Rimoldi alza proprio per lei che va dritto per dritto, non c'è il tocco e quindi è punto per la Lilliput che passa avanti 23-22, Mirko. La De Stefani chiama a tutti i costi il tocco del muro, non c'è per l'arbitro, 23-22, capovolto dal 22-19 al 23-22, sorpasso Lilliput, mamma mia che partita! Fantastico finale, ora la Crari ancora lei. Ricezione non perfetta però, in definitiva riescono a trovare il modo di attaccare, riescono anche a trovare il punto con Milica Bezarevic. E stavolta la Bezarevic trova prima il tocco sul muro, poi il tocco della Biganzoli, attenzione, rosso per la De Stefani che è andata un po' a protestare, un po' sarcasticamente dicendo all'arbitro stavolta l'hai visto il tocco sul muro, qui è giallo in questo caso ma rosso e quindi è punto per la Lilliput in questo caso. Attenzione qua perché la partita si gioca sui ritmi, sulla tensione e sugli animi. La De Stefani è andata un po' sarcasticamente a dire al primo arbitro Licchelli che nel punto precedente non aveva visto il tocco sul muro della Bezarevic, stavolta era netto il tocco e lei è andata un po' a dire sarcasticamente l'hai visto stavolta, e l'arbitro sono errori, non l'ha proprio accettato. Sono errori, dicevamo, da non fare soprattutto a questi livelli. 24-23 Lilliput, set o meglio match point sulla battuta di Yasmina Crari. Errore grossolano della De Stefani, non ti puoi permettere in questi casi, soprattutto in Serie A2, di andare a prenderti un cartellino rosso sul 23 pari al terzo set quando sei sotto di 2-0. Ed ora c'è un giallo, non sanno esattamente a quanto sono, c'è l'allenatore Moglio che è perplesso per a vedere il risultato 24-23, sembra un attimo giallo in campo, infatti tutti fermi perché qua i ragazzi al tavolo di commissione hanno un attimo di dubbi, ora chiedono anche formazione dalla parte opposta di Monza per temperare un attimo gli animi perché qua psicologicamente ora il tabellone dice 24 pari, ci sono dubbi da una parte all'altra, non si capisce niente, dal 23 pari a 24-23, ora 24 pari, ognuno discute, rosso da una parte, giallo dall'altra, panico, ma qui chi ha il sangue freddo si porta a casa questo set. Rosso per la numero 14 di Stefani. Rosso annunciato. Doppio rosso per la Lilliput, annunciato probabilmente un errore in rotazione. Non siamo riusciti a sentire la dichiarazione dello speaker. Dicevi gialli, rossi, ma chissà chi avrà il verde in questo set, chi riuscirà a vincere, a trovare il bandolo della matassa in questo set thrilling, emozionantissimo. Finale thrilling, ora sembra tutto pronto con la Bezarevic quindi che va al servizio per Monza. Dopo il giallo, dopo il rosso, scusate, dato alla De Stefani. Il tabellone dice ancora 24 pari, non sembrano però essere molto convinti di questa decisione perché il secondo arbitro è anche in campo, andare
spiegazioni, ma qui la nostra postazione rimangono dubbi come in tutto il Pala San Benigno. Chiedono probabilmente un altro check, non abbiamo capito sostanzialmente la motivazione di questo continuo conciliabolo tra le giocatrici. Si andrà quindi ai vantaggi 24 pari, vedremo chi riuscirà ad avere la meglio in questo frangente, gli animi si stanno davvero riscaldando, incredibile. Bezarevic alla fine cerca di tenere la tranquillità che le serve per andare a battere questa volta. E non la trova perché la palla finisce lunghissima. La Parlangeli esulta, esulta perché sa che questa volta il match point c'è e se lo giocheranno sulla battuta di Veronica Minati. Errore pesantissimo da Bezzarevic, il quarto personale, ed ora dalla parte opposta la Minati ha la palla del match point. Chiesta ancora rotazione, attenzione. Ancora dubbi da una parte all'altra, qui dobbiamo dirlo, panico nella gestione degli arbitri e del palazzetto, qui non si capisce più. Delmati è su tutte le furie, non riescono a contenerlo perché ci sono dei dubbi da una parte all'altra sulla formazione, sui punti che ci sono. Ora il tabellone dice 25 Lilliput, 24 Monza, terzo set, ed ora il secondo arbitro va sotto a parlare col primo perché qui non capiscono più nulla, Mirko. Animi davvero davvero agitati. Vediamo, Lolli è venuto fino da Alichelli, ha detto qualcosa, ora l'arbitro richiama la numero 8 Sonia Candi, che ricordiamo quest'oggi capitana perché per l'assenza di Stefania Dallegna. Attenzione, ha un cartellino giallo in mano, stavolta giallo penso all'allenatore del Mati. Qua tirano fuori gialli, rossi in questo finale, non si capisce più nulla. Qui i protagonisti è solo la direzione di gara che è un attimo perplessa. Ancora ora sembra giallo commissionato alla panchina del Mati, che ha chiesto due o tre volte formazione quando forse non aveva più tempo di poterla richiedere. Ancora il secondo arbitro va di nuovo sotto dal primo. E qui sembra uno sketch alla Stanlio e Olio con persone che vengono, persone che vanno. Alla fine si gioca poco in questa fase, il gioco è piuttosto spezzettato, quant'è che non sarà almeno 5 minuti che la palla non è in campo, non viaggia, c'è stata solo l'interruzione per la battuta sbagliata da parte di Monza. Vediamo cosa ci riserveranno i prossimi minuti a questo punto, nulla è da escludere. Primo arbitro Antonio Licchelli, secondo arbitro Fabrizio Lolli, entrambi della FIPAB dell'Emilia Romagna. Qua giallo, l'hai detto bene tu, sono 5 minuti che le ragazze sono fredde in questo momento caldissimo della gara, terzo set, qui non sappiamo più. La Minati sono 5 minuti che palleggia a fondo campo per tenersi calda per andare a servizio, l'abbiamo visto prima da Bezarevic, dopo le proteste è andata a sbagliare, ora si attende ancora. Qui Biganzoli va a parlare con Moglio, cercano ancora di capire, il secondo arbitro è ancora al tabellone della giuria a decidere qualcosa perché qui tutti fermi, panico, mi dico. Curioso, davvero curioso. Vedremo, è anche difficile tenere la temperatura come una macchina che si trova improvvisamente ferma durante una gara, deve comunque mantenere la temperatura degli pneumatici. In questo caso le ragazze devono mantenere la concentrazione e l'elasticità che stavano dando nelle fasi precedenti di gioco. Infatti vediamole, le vediamo molte che continuano a scaldarsi. Qualcosa si è deciso. Forse si gioca ora perché il secondo arbitro ha fatto cenno che sembra tutto ok, quindi ora la Giacomel va lei a servizio perché c'era un problema di rotazione, quindi Delmati ancora su tutte le furie, non riesce proprio a contenerlo il secondo arbitro. Torna ancora da Michelli, vediamo, e fischi da parte di tutto lo stadio, vediamo. Qua c'è stata una cosa curiosa, comunque era la Minati che era la deputata a battere, Giacomel è andata al suo posto, c'è stato uno scambio e Moglio gli va proprio a dire qualcosa alla Minati, forse l'ha fatto troppo spudoratamente, chissà. Tragicomica come situazione in questo caso, siamo in Serie A2, dobbiamo dirlo, imprevedibile, un po' imbarazzante anche questa situazione in cui uno non sa bene cosa fare, l'altro protesta, prende un giallo uno perché parla, l'altro prende il rosso. Delmati ancora lì che discute col primo arbitro Licchelli. Dalla parte di Lilliput non sanno più chi deve andare a servizio tra la Minati e la Giacomel. Ora sembra che Erika Giacomel sia pronta, forse si gioca a 25 a 24 e match point comunque. Che partita,
che finale di partita in particolare. Vedremo cosa ci riserverà. Buono l'attacco. La Parlangeli tiene su un'altra palla incredibile. Di Biganzoli ci prova, ma c'è il muro questa volta. Attenzione. Si fa male la Biganzoli perché Candy era andata a stamparla in faccia insieme alla De Cani, ma poi tornando giù dal muro va a trovare la caviglia di Biganzoli e quindi di nuovo partita ferma, perché quella Biganzoli forse si è fatta veramente male. Vediamo che zoppica, però con le sue gambe dice sì, sì, voglio continuare. 25 pari, la Biganzoli rimane per il momento in campo, vedremo. Ancora vantaggi, quindi prima palla match annullata da Monza e quindi Sonia Candy può andare a servire. E le tribune sono sempre più furibonde, sempre più urla, sempre più incitamento da parte soprattutto di Settimo. Ancora la palla per Rachele Morello che la gioca dietro. Buonissimo! La schiacciata! Fantastica! Fantastica! Della Lubian, se non andiamo errati. 26-25, l'importanza di avere due quindicenni in squadra. Fast B da Manuale, la Morello, quindicenne, va ad alzare proprio la fast B alla Lubian. Giovani determinate, ancora match point, proprio la Lubian va a servire ancora. Seconda palla match per la Lilliput, vediamo se riusciranno a portarsi a casa questo 3-0. E in due fanno meno dell'età della Midriano. E non è punto che vale il match, perché la numero 7 dalla parte opposta, Francesca Devetag, dice ancora no, 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 si gioca ancora, 26 pari. Va a sfondare sul muro la Devetag e la Lubiano, proprio lei che aveva appena servito, tentava di tuffarsi per salvare questa palla, non è bastato. Ora la Parlangeli torna dentro per la Lubiano e la De Cani è pronta a fondo campo a battere. E come direbbe Terence Hill, non finisce qui. Parlangeli che alza ancora per la Minati, l'attacco non è molto incisivo, la De Stefani è incisiva, ma la Crani è fantastica, muro, 27-26, altro match point. Non si passa da quella parte, il posto 4 la De Stefani ci ha provato e si è trovata una fotografia sassata stupenda, stampatona della Crani, ancora match point 27-26. Morelli in battuta, Monza paura, tenuta su abbastanza bene, provano un colpo panne fragola, colpo a scucchiaiare il pallone, tenuto, fischiata, però invasione alla numero 7, Francesca Devetag, primi tre punti storici in Serie A2 per le padroni di casa di Lilliput, Settimo che vincono questo terzo set, 28-22, che fatica, scusate, 28-26. Fantastico finale! Thrilling, possiamo dirlo, ma questo campo, il Pala San Benigno, finalmente trova la grinta, la determinazione delle ragazze di Moglio e quindi 3-0 secco sulla seconda in classifica. Questa squadra che era solo i due punti, ora ne trova tre in una sola giornata dopo cinque in cui aveva perso completamente, cinque sconfitte di fila, ora trova una vittoria fantastica e la Lilliput quindi ora è al settimo cielo e la grinta e le bandiere di tutto il Pala San Benigno incitano la squadra, perché stasera Mirko abbiamo visto veramente una grandissima formazione di A2. E l'hai detto proprio, Lilliput al settimo cielo, giustamente, perché qua a Settimo Torinese una squadra di A2 non c'era mai stata, una squadra di A2 non aveva ancora vinto. Queste giocatrici meritano tutto l'affetto, in particolare della tifoseria che sta scendendo praticamente verso il campo. Grandissima prestazione di tutti quanti. Ringraziamo tutto il pubblico in particolare che ha offerto una cornice davvero fantastica. Il Pala San Benigno è come al solito eccezionale da questo punto di vista. Noi vi riepiloghiamo semplicemente gli esiti di questi tre set. 25-19 nel primo per Settimo, 25-21 sempre per Settimo, il 3-0 ancora una volta per Settimo, non senza polemiche, ai vantaggi 28-26. Ringraziamo, abbiamo detto, il Pala San Benigno, ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato, per la regia di The Black Studio, Gabriele Lusco, Silvia Rolando alle riprese, e dunque possiamo chiudere qui con un 3-0 secco. E l'appuntamento è per la prossima partita, sempre qui su The Black Studio. Ancora grazie da parte di Mirko Rubaldo e Aldo Weimann.